Per concludere, vi propongo un giochino. Questa è una cosa studiata molto approfonditamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono dei parametri per capire a che punto sei, quanto sei a rischio. Allora, vi invito a casa, più tardi, a prendere un semplice metro da sarta, quelli morbidi, dovete misurare la vostra circonferenza vita e la circonferenza dei fianchi. Magari vi fate aiutare da un parente, da un amico, e vi misurate la vita e i fianchi. Sono due numeri che ci dicono delle cose interessanti su qual è la nostra condizione. E questo, ragazzi, è stato visto da migliaia di studi, letteralmente, che questi parametri sono legati alla salute cardiovascolare, all'aspettativa di vita, a quanto sei infiammato. Con due numeri tiri fuori un sacco di informazioni molto molto utili, no? Com'è che si fa a misurarsi? Beh, non facciamola complicata, è molto semplice. Per esempio, il giro vita, la circonferenza della vita, è semplicemente la minima circonferenza che c'è tra la gabbia toracica, quindi sotto la gabbia toracica, e l'ombelico. Non prendetela più in giù perché ci sono i glutei, come vedete. A volte è un po' imbarazzante se hai già la pancia un po' gonfia. Non è proprio facile prendere la misura del giro vita. Perché sapete, quando guardate quelle foto che ti fanno vedere dei fotomodelli che hanno il 5% di grasso corporeo, per loro è facilissimo, hanno il pancino super piatto, ma le persone normali raramente sono così fit, giusto? Però semplicemente prendetela così. È la circonferenza minima tra la gabbia toracica e l'ombelico. Lì in mezzo prendete la minima, bene? Con i muscoli addominali rilassati. Non tirate la pancia, non state facendo gara di addominali in spiaggia, prendetela onestamente, che poi tanto la potreste vedere anche diminuire nell'arco del tempo. Potrebbe essere una cosa interessante da vedere. E questa cosa qui, semplice com'è, ti dice un sacco di informazioni utili. Prendendo solo la circonferenza vita, neanche quella dei fianchi, puoi vedere se tu sei un maschio e ce l'hai sopra i 94 centimetri, qui c'è un rischio medio di problemi cardiovascolari e metabolici, ovvero sia diabete, sindrome metabolica, queste cose qua, ok? Già se è superiore a 94 c'è un certo rischio metabolico. Se sei sopra i 102 questo rischio è ancora più grande. Ragazzi, questi poi sono degli arbitrari, non sono delle leggi matematiche precise, certo. Sono degli arbitrari e dei valori medi, ma sono basati sull'esperienza di persone che ne capiscono e che hanno fatto studi estensivi su tante popolazioni in giro per il mondo. La fonte di queste raccomandazioni è la World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, quindi sono cose buttate là. Se sei una donna, l'aumento del rischio c'è già sopra gli 80 centimetri, il rischio è molto grande, è più grande insomma, con 88 centimetri. Questo non dovrebbe farvi disperare, perché temo che siano veramente tante le persone che sono a rischio medio o addirittura elevato. Non voglio che questo diventi un monito di disperazione, perché in realtà non è così terribile se una persona comincia a mettere ordine nella propria dieta e comincia a mangiare in maniera corretta. In realtà ci sono tante altre cose che aiutano la salute. Questi sono numeri basati su persone nella media, ma in realtà conosco diverse persone che, anche se non sono dei fotomodelli con il giro vita perfetto, sono in ottima salute e guarda caso soffrono pochissimo di malattie, hanno vigore fisico, destrezza mentale aumentata grazie al fatto di aver preso integratori corretti, cibi corretti. E sono persone anche che, come me, non sono ligi all'alimentazione del tipo che si contano le foglie di insalata, non fatemi questa idea qui, però sono persone che non è che fanno uno sgarro tre volte al giorno, magari lo fanno tre volte alla settimana, capito? Che è una cosa molto diversa. Quindi è una cosa carina da fare. L'altro numero è prendere la misura della vita e anche dei fianchi, quindi misuratevi anche i fianchi come misurato qua, questo vuol dire che prendi dentro anche un po' di glutei, e a quel punto fate questa operazione, una semplice divisione che potete fare con la calcolatrice. Per esempio, se la vita ti è risultata essere di 80 centimetri, una donna ha una circonferenza vita di 80 centimetri e ai fianchi è 88, li divide, prende 80 diviso 88, viene fuori circa 0,9, e anche per questa cosa qui c'è una tabella del rischio di malattie cardiovascolari basato su questo rapporto waist-hip, vorrebbe dire vita diviso fianchi, ok?
Mi hai incuriosito adesso, voglio provarla anch'io. Appena finiamo il webinar, mi metto lì col metruccio. Esatto, ti fai una misuratina. Sì, perché tu è una cosa semplice da fare, no? Cioè, si fa molto veloce, sono due misure. Una divisione con la calcolatrice, sono in 5 minuti farla, vero? Se volete un consiglio, prendetela tre volte la misura e fate una media, sai, a seconda di come posizioni il metro, può cambiare di un centimetro o due, fatela semplicemente tre volte, viene fuori 80, 82, 81, va bene, la media è 81, capito? Certo. Molto semplicemente. Anche per questo, se vedete, se è 6 a meno di 0,90 per un maschio è buono, un rischio basso di malattie cardiovascolari, da 0,9 a 0,99 è un rischio moderato, se è più di 1 vuol dire che la vita è superiore come diametro ai fianchi, allora è più alto, va bene? Le donne dovrebbero stare dentro lo 0,8, da 0,8 a 0,9 è un rischio moderato, oltre 0,9 è un rischio più alto, ok? Avete capito, insomma, che nel gonfiore c'è una certa anatomia da andare a vedere. C'è l'anatomia del gonfiore, se vogliamo chiamarla così, che ci dà delle informazioni utili. Questo benedetto gonfiore ha a che fare con la salute, ha a che fare con la longevità, con il fatto di non sviluppare delle malattie gravi per il futuro, capite?